Benedetti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi un video particolare, mi è appena arrivato un pacco da un'azienda alla quale ho chiesto la collaborazione di un prodotto che vi volevo proprio far vedere, perché ho visto diversi video anche su Facebook che giravano e quindi mi ha incuriosito moltissimo. Tra l'altro l'azienda mi ha detto che se riuscivo a fare il video entro 5 giorni questo prodotto mi sarebbe riarrivato per insomma avere la possibilità di regalarlo a voi. Quindi adesso faccio il video, così quanto prima lo metto online, appena mi arriva l'altro faccio un giveaway, così vi regalo anche a voi questo prodottino, che magari se ve lo faccio vedere è il Carbon Coco. Si chiama Carbon Coco e basta, original. In realtà ho visto che questa azienda fa tutto il kit oltre a questo prodotto, ed è praticamente un prodotto per sbiancare i denti. Quindi non so in realtà se basta solo questo, cioè credo che sicuramente questo già sbiancherà i denti, ma ho visto che ci sono nel kit, ci sono altra roba, insomma, tipo delle bustine che poi vengono messe dopo l'applicazione di questo e bisogna fare degli sciacqui, insomma, c'è proprio una gamma di prodotti mirati allo sbiancamento dei denti. Questo qui si chiama Carbon Coco. Io in realtà sinceramente mi aspettavo che all'interno ci fosse qualche istruzione, nonché qualche, non so, tipo l'inci, qualcosa, invece no, è proprio così come lo vedete, e quindi adesso lo proverò con voi. Siete pronti? Perché qui ci sarà veramente da ridere, in quanto ho già visto nei vari video che all'interno questa si presenta come una polverina, ma adesso la apriamo, nera, proprio come se fosse carbone. Ci si attinge dentro lo spazzolino e bisogna lavare i denti. Nel frattempo praticamente la bocca mi diventerà completamente nera, e quindi cioè proprio praticamente questo è uno dei video dove io mi umilio insieme a voi, così, perché ci divertiamo, e vediamo quindi se i denti si sbiancano. Dunque, magari adesso facciamo un bel sorriso smagliante, così poi facciamo un prima e un dopo. E quindi adesso questi sono i miei meravigliosi denti, che in realtà non sono bianchi per niente, infatti l'ho voluto prendere proprio perché volevo sbiancarmi i denti, insomma. E apriamolo, se si apre questo cosino. Che meraviglia quando si improvvisano le cose, perché avevo montato tutta l'attrezzatura per fare un altro video alla fine, e siccome mi dovevo sbrigare per fare questo, ho detto ok, facciamolo ora. Non ho aperto sito, niente, quindi lo sto facendo proprio work in progress. Lo apro. Ed è sì, proprio come se fosse, vediamo se riesco a farvelo vedere, una polvere completamente nera. Ecco, forse così senza versarlo perché è strapieno. È una polvere nera. Quindi mi sono fornita di bicchiere di acqua per proprio sciacquare dopo la bocca. Adesso vi faccio vedere insomma com'è, cosa succede. Quindi questo è il mio sorriso prima. E adesso vediamo il dopo. Bagno lo spazzolino. Lo attingo all'interno. Batto un po' il superfluo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, mi sono portata anche tipo una vaschetta del gelato da tenere sotto, caso mai combino un casino, perché non sto davanti al lavandino. E quindi adesso ridiamo. Eccomi qui di ritorno, ho sciacquato la bocca, ma devo dire che, adesso lo faccio vedere, ma anche se risciacquando molto ho dovuto comunque poi sfregare nuovamente con lo spazzolino, il dentifricio normale, perché questa polverina nera si è insinuata, diciamo, tra un dente e l'altro e anche un po' tra le gengive. Nonostante adesso ho insistito un po', ne è rimasto, quindi adesso vi faccio vedere. Inoltre suppongo che comunque questo sia un trattamento e che i risultati si vedano col tempo, anche se devo essere sincera, io quando ho visto i video realizzati dalle altre ragazze, ragazzi che erano, facevano vedere che c'era un cambio assoluto fin da subito, quindi si vedeva un prima con dei denti dal biancore normale, diciamo, fino a che sono diventati denti bianchi come le star di Hollywood, cosa che adesso al momento io non ho visto. Vi faccio vedere anche a voi, così potrete capire di cosa parlo.
ma vi terrò aggiornati sul trattamento, nel senso che andrò a utilizzarlo tutti i giorni. Adesso vado a vedere anche in realtà sul sito quante volte al giorno bisogna usarlo e tutte queste informazioni, cioè il prezzo, quanto prodotto c'è all'interno, l'inci, tutte le info aggiuntive ve le lascio giù nell'info box, perché sinceramente adesso sono stata presa un po' all'improvviso, siccome dovevo sbrigarmi per poterlo regalare a voi, vi ho più che altro fatto vedere come funziona, ecco. Quindi adesso vi faccio vedere come sono ora i miei denti. Con lo zoom mi è sembrato che la luce riflettesse troppo, facendoli sembrare più bianchi di come sono in realtà, perché in realtà è così, si sono più simili a come si vedono adesso. Vi metto un accostamento del prima e del dopo, anche se non mi sembra tantissimo la differenza per ora. Sembra una deficiente con una paralisi facciale. Ma insomma, questo è il risultato, quindi come vi ho detto vi tengo aggiornati. A me divertiva molto questa cosa, è stato divertente farmi vedere anche con i denti neri mentre mi lavo i denti. Prima di chiudere, ragazze, ho controllato il sito e riportando quello che dice il sito vi scrivo due righe, nonché insomma ve le leggo. E praticamente il segreto di questo Carbon Coco è il carbone attivo, che è praticamente una versione ossidata di carbone, può essere utilizzata per i denti in modo efficace per sbiancarli. Rimuove le macchie esterne da denti senza gli ingredienti chimici tossici che vengono utilizzati normalmente in commercio. E questo sbiancante per i denti favorisce anche la buona salute orale, può cambiare il pH della bocca contribuendo a ridurre le cose che causano le carie, malattie come le gengiviti o l'alito cattivo. Quindi è completamente 100% un ingrediente naturale. Ho chiesto poi quanto tempo va utilizzato questo prodotto e praticamente mi è stato indicato che va utilizzato prima di andare a letto la sera, prima ancora di lavare i denti con il dentifricio. Quindi prima di lavare i denti con il dentifricio si lavano con il Carbon Coco e praticamente l'iter dura 14 giorni di fila per ottenere migliori risultati, dopodiché va utilizzato soltanto quando ne abbiamo bisogno. Come al solito, ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, pollice in su, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Vi mando un grande bacio. Stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording.